ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Questo qui è un assaggiamo un po' particolare perché appunto andrò ad assaggiare per voi una serie di prodotti vegani o comunque vegetariani, qualcosa comunque di salutare. Appunto i prodotti sono una serie, come avete visto tempo fa mi era arrivata una box e quindi adesso un po' andando avanti nel tempo in vari momenti assaggerò i prodotti che ci sono all'interno della box più altre cose che ho trovato e che ho appunto comprato con l'intenzione di assaggiare per inserirle in questo video. Quindi troverete appunto un video per i prodotti salati, che è questo, e un video per i prodotti dolci che arriverà più avanti. Appunto, come vi ho detto, ci sono una serie di prodotti, quindi non un unico prodotto, e quindi cominciamo subito con questa confezione qui, che sono gli organic chickpea. Quindi ceci, patatine fatte con i ceci. Vi faccio vedere un pochino da vicino la confezione. Qui c'è la marca e questo qui c'è appunto la confezione davanti. Contengono molte fibre, sono anche fonte di proteine. Qui c'è il retro e appunto troviamo le informazioni nutrizionali più una serie di simboli che ci dicono appunto che è gluten free, che è un prodotto vegano, eccetera. E appunto questo qui dovrebbe essere come si presenta il prodotto all'interno. Quindi io direi di aprire la confezione e assaggiare il prodotto. Il profumo è un po' particolare, ma devo dire che effettivamente somiglia all'immagine che c'è sul retro della confezione. Assaggiamo. Devo dire che sono molto croccanti. Non hanno un gran sapore, non so se vedete, sembrano un po' arancioni, ma è solo lo strato esterno, quindi penso che sia quello che gli dà il sapore principalmente, perché hanno un sapore appunto, appena li mettete in bocca hanno un sapore abbastanza deciso, poi invece si perde tutto. Riprovo un attimo. Diciamo, come consistenza, diciamo, sono buoni, sono belli croccanti, quindi forse un po' troppo duri quasi, però comunque sì, hanno una buona consistenza. A me piacciono tantissimo i puff o puff, come volete chiamarli, quindi hanno un'ottima croccantezza, un'ottima consistenza, almeno dal mio punto di vista. Il sapore purtroppo si perde e quindi purtroppo non sono promossi dal punto di vista del sapore. Prima di passare al prossimo assaggio, vi ricordo che in descrizione trovate il link a tutti i miei social e quindi date un'occhiata e iscrivetevi in particolare a Instagram e a Facebook, che sono quelli dove sono un pochino più attiva. Se andando avanti vedete che il video vi piace, lasciate un bel like e condividetelo con i vostri amici che magari vogliono provare a mangiare un pochino più sano e magari commentate se avete qualche prodotto che non conosco e che volete farmi provare. Benvenuti in questa parte del video, in questo caso vedete i miei fornelli, questo perché è arrivato il momento di provare la Easy Cheesy, ovvero la salsa vegana al gusto di formaggio. Ho deciso di provarla non da sola in realtà, visto che devo mangiare, sto per cenare, ma con questi, dei falafel, che in realtà me li segno come vegetariani, ma come potete vedere dal bollino, non saprei dirvi se sono anche vegani, ma insomma verranno accompagnati appunto con questa salsa. Per i falafel, vi dico, qua, come indicazioni, mi dicono in padella 8-10 minuti con un filo d'olio a fuoco medio, mentre
Mentre per la salsa, come vi avevo già fatto vedere, 30 grammi di questo composto con 200 ml di latte. Quindi io direi che vi faccio vedere in maniera velocizzata la preparazione e ci vediamo all'assaggio. Bene, come avete potuto vedere, sono anche riuscita a bruciare i falafel, quindi le mie doti culinarie non si smentiscono. Prima di passare direttamente all'assaggio, vi dico che vabbè, i falafel bruciacchiati un pochino, vabbè, non importa. La salsa invece non so se debba venire così, ma è venuta densa, è venuta particolarmente densa e soprattutto è venuta densa in pochissimo tempo. Si è addensata quasi subito, bisogna mescolarla molto meticolosamente mentre si addensa, altrimenti è piena di grumi. Allora, direi di partire dalla salsa. Ve la faccio anche un pochino vedere. E se vedete sembra un pochino tipo consistenza tipo di budino quasi. Assaggiamo. Beh, sicuramente non sa di formaggio, non può sapere di formaggio, ha un sapore molto strano, non è male in realtà. Certo, se volete mangiare formaggio ma siete vegani è un piccolo problema. Direi di assaggiarla anche insieme ai falafel, anzi prima magari un falafel da solo, magari tagliarlo. Sono riuscita a tagliarlo un po' male, ma veramente buoni. È detto da me che praticamente le verdure cotte non riesco neanche ad avvicinarmici. Direi che è veramente ottimo. E adesso proverei ad assaggiarli insieme, quindi quello che resta del falafel che ho già assaggiato e un pochino di salsa. Voilà. Direi che ci stanno bene, azzeccata anche, ho azzeccato l'abbinamento perlomeno. Non sono una grande cuoca, ma gli abbinamenti devo dire che mi riescono bene. Mi raccomando, rimanete fermi lì perché arriva un altro assaggio tra poco. Terza parte di questo video dedicato ai prodotti vegetariani e anche vegani. Questa volta vi assaggio un affettato vegetariano che ho comprato alla Lidl e mi ha un po' incuriosito, un po' perché appunto non ho mai assaggiato un affettato vegetariano, quindi comunque sia un po' di curiosità ce l'ho. E poi sinceramente a guardarlo sembra finto, sembra fatto di plastica, non so se avete presente in giochi per i bambini, sembra veramente fatto così. Questo è l'affettato in questione e ve lo faccio vedere un pochino più da vicino. Ecco, come potete vedere questa è la confezione da vicino, come c'è l'indicazione che è vegetariano, affettato vegetariano con pepe nero, e la cosa appunto, come vi dicevo, che mi ha incuriosito di più è il fatto che almeno a guardarlo sembra finto, sembra fatto di plastica, quindi ero molto curiosa di assaggiarlo. Qui vedete appunto gli ingredienti e anche i valori nutrizionali. Ecco, non è vegano perché appunto è a base di albume, d'uovo, proteine del latte, quindi è a base anche di prodotti derivati da animali. In ogni caso comunque sia è vegetariano, quindi un pochino più sano rispetto alle cose che mangio in genere. Ok, ora che avete capito con che cosa ho a che fare, direi di aprire la confezione e passare all'assaggio. Non proprio di salame, ma insomma di qualcosa alla base di carne.
anche il sapore non è male, diciamo che in realtà il pepe nero, il pepe insomma, aiuta a dare un pochino di sapore che probabilmente mancherebbe se fosse semplicemente, se ne fosse sprovvisto. Quindi in ogni caso potrebbe essere una buona alternativa se volete sostituire qualche affettato con qualcosa di un pochino più sano. E dopo aver mangiato è arrivato il momento di assaggiare una bibita, diciamo così, quindi qualcosa da bere. Ecco qua, mi sono presa appunto questa bottiglietta della Green, che appunto è una, produce queste bevande, sono prodotte in Italia, e in questo caso è un estratto di frutta e di spirulina. All'interno ci sono il 94,9% di uva, il 5% di limone e lo 0,1% di spirulina. Mi ha incuriosito appunto per la presenza della spirulina all'interno, visto che è qualcosa che non ho mai provato. Il problema penso che sarà dato principalmente dal colore, perché appunto fa abbastanza acqua sporca, il marrone. Apriamo e vado ad assaggiare. Ok, l'odore sa principalmente, diciamo, di limone, pur essendo soltanto il 5% sa, ha un profumo di limone, quindi adesso vediamo anche il sapore. Sì, effettivamente sembra praticamente di bere un tè al limone. Nonostante il colore veramente tremendo, tanto richiudo, nonostante il colore veramente tremendo, sa di limone, non si sente molto il sapore dell'uva, nonostante sia praticamente tutto succo d'uva, e anche la spirulina, che non so che sapore dovrebbe avere, non si sente granché. Quindi se volete provarlo, potete provarlo, non vi preoccupate del colore, perché appunto è dato dalla spirulina, ma appunto non ha un sapore particolare. Sa di limone. Detto questo, io spero che abbiate trovato il video interessante. Vi ricordo che in questo caso potete lasciare un like, potete condividere il video con i vostri amici e se ne volete vedere altri, in particolare quello degli snack dolci che arriverà presto, potete iscrivervi al canale, anzi dovete iscrivervi al canale. Se avete qualche snack da consigliarmi, in particolare qualcosa di sano, visto che sto cercando di migliorare la mia forma fisica, lasciate un commento qui sotto. Vi ricordo che in descrizione trovate link a tutti i miei social, in modo tale da trovarmi e seguirmi lì, anche al di fuori quindi dei video. Noi ci vediamo la settimana prossima con un nuovo video. Have a nice life!